Una serata per celebrare i valori dello sport declinati nella vita quotidiana. La quarta edizione del premio Aquila d'Oro andrà così a rinnovare un format unico nel suo genere, volto a celebrare e raccontare le storie virtuose di atleti e personalità della società civile che con la loro azione hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair play. Questa idea è nata negli anni della pandemia da un obiettivo dell'amministrazione comunale e un obiettivo della ginnastica Petrarca, quale società più antica della nostra città, di premiare i valori sportivi, non solamente quelli della ginnastica, ma quelli di tutto lo sport aretino associati a quelli della società civile, perché i campioni dello sport sono anche campioni della vita e viceversa. L'evento è in programma alle 21:15 di lunedì 8 luglio nel suggestivo scenario della Fortezza Medicea. Il premio sta crescendo, questo è un po' un obiettivo di chi come la ginnastica Petrarca insieme al Comune d'Arezzo, adesso con il partnership della regione Estra quest'anno, che svolge il ruolo di miei sponsor insieme a tanti altri partner commerciali. Ecco, tutti insieme perseguiamo l'obiettivo sicuramente di farlo crescere sempre più questo premio. Il rapporto tra lo sport ed Estra è sempre stato importante, solido, perché ci richiama al gioco di squadra e ai valori in cui crediamo. Grande ospite della serata, il ginnasta Igor Cassina, oro alle Olimpiadi 2004, che riceverà il premio Aquila d'Oro, il valore nel successo. Premio speciale poi consegnato dal CONI e intitolato a Giorgio Cerbai. Quest'anno sarà dedicato a uno dei giovani del panorama sportivo aretino che verrà scelto tramite i social, quindi è un modo per dare rilevanza e risonanza anche a queste giovani generazioni che già, seppur con un breve percorso sportivo, ma si sono distinte per impegno, per resilienza, per passione.